Piazza Sant'Anna, cuore archeologico della città di Teramo, è da anni ormai presa di mira da vandali e delinquenti che di giorno e di notte distruggono, rubano e danneggiano manufatti preziosi, arredi urbani e auto. I residenti hanno così costituito un comitato rappresentato dall'avvocato teramano Nicoletta Altamura ed hanno chiesto all'amministrazione comunale di riportare sicurezza e decoro in uno dei siti più belli e visitati del capoluogo abruzzino. Il sindaco Gian Guido D'Alberto e gli assessori di Bonaventura e De Padova hanno incontrato i cittadini della zona, esasperati. L'amministrazione comunale sta ora elaborando un piano di intervento. L'amministrazione comunale come intende risolvere questo problema della sicurezza di Piazza Sant'Anna? Ieri sera, come ben sai, abbiamo avuto un incontro con i residenti che ci hanno consegnato una lettera in cui hanno indicato tutte quelle che sono le criticità di Piazzetta Sant'Anna e delle zone limitrofe che purtroppo erano ben note all'amministrazione. Per quanto riguarda la sicurezza, ci siamo dati un cronoprogramma con il sindaco che dovremo attuare nei prossimi giorni proprio per cercare di step per step di creare e dare delle soluzioni ai cittadini, vuoi con l'attivazione delle telecamere che sono lì presenti, vuoi incrementando il passaggio della polizia municipale e anche di coinvolgere carabinieri e altre forze dell'ordine. Purtroppo le risorse che abbiamo noi a disposizione per quanto riguarda l'organico della polizia stradale è ben nota, siamo sotto organico e questo ci impedisce in certo qual modo di avere un controllo capillare di tutto quanto il comune cittadino. È un problema però che dobbiamo risolvere, è una priorità ed è giusto che i cittadini abbiano delle risposte certe e concrete a stretto giro. Ecco, lamentano soprattutto la presenza di minori vandali. Sì, la presenza dei minori vandali è un grosso pensiero per questa amministrazione, perché non è soltanto Piazzetta Sant'Anna, è anche la villa comunale, è anche il parco fluviale. Quello che mi sento di dire da mamma è che sicuramente l'amministrazione cercherà di risolvere il problema, ma l'invito che faccio è anche alle famiglie, cioè il controllo deve partire dalle famiglie. Abbiamo necessariamente bisogno di aiuto delle famiglie, d'altronde sono, come hai detto giustamente tu, sono dei minori. Quindi è fondamentale evitare scene di ragazzini che minori stiano a Piazza Sant'Anna o in altri luoghi a bere oppure a fumare o anche a bucarsi. Quindi è un problema a questo punto sociale che dobbiamo risolvere.